Bosa virtualmente poteva essere uno dei porti più sicuri, è sicuramente una meta da fissare, come una dove legare, diciamo, la sicurezza del porto anche a una città d'arte, una città di cultura, diciamo. La cartolina di Bosa dal mare si vede, ma la barriera della foce i maxi yacht non potranno superarla. Questo doveva essere l'ingresso per le imbarcazioni di lusso e qui doveva realizzarsi il sogno dello sviluppo turistico della città. Ci avevano creduto in tanti, prima di tutto il comune con un progetto da quasi 20 milioni per un canale navigabile che consentisse l'arrivo degli yacht. E anche i privati che avevano iniziato a investire fior di milioni per non farsi trovare impreparati. Ma il sogno si è infranto sulle rocce sommerse che non sono state rimosse come invece prevedeva il progetto. A Bosa, meta preferita dai turisti del Nord Europa, i soldi pubblici sono stati sfruttati per la campagna elettorale. Lo dice un'inchiesta con 8 indagati, tra cui l'ex sindaco che non è neppure riuscito a essere rieletto. A pagare le conseguenze della mafia capitale in salsa sarda, ora è tutta la città che già assaporava il gusto dello sviluppo nautico. Voi avete investito 1 milione di euro e realizzato anche nuovi pontili. Sì, abbiamo realizzato anche nuovi pontili galleggianti e soprattutto avevamo una grossa richiesta di ormeggio di barche di un certo livello che non abbiamo potuto accettare. Gli yacht per ora devono stare alla larga perché l'ingresso del porto è insidioso. Un'imbarcazione che ha un pescaggio superiore a 3,5 metri arriva lì e rischia di comunque fare un danno immenso. Il progetto realizzato male vanifica tutti i sogni turistici di Bosa e della Planargio. Sicuramente, perché comunque l'ambizione di Bosa era quello di ottenere finalmente il riconoscimento di un porto in sicurezza. Questo si poteva considerare un progetto strategico per il futuro turistico ed economico di questa città. Assolutamente, oltre che strategico, io aggiungerei di vitale importanza. L'inchiesta è già conclusa e il PM ha chiesto l'invio a giudizio per gli 8 indagati, per l'ex sindaco della città, ma anche una funzionaria comunale e il geometra incaricato del procedimento. Sotto accusa restano anche l'amministratore dell'azienda che ha vinto l'appalto e il direttore dei lavori, poi i collaudatori, 3 ingegneri che hanno certificato che i lavori erano stati realizzati a regola d'arte. In attesa di un processo, la Procura della Repubblica ha già disposto il sequestro di 1,5 milioni di euro dai conti di 4 indagati. La prossima estate gli yacht a Bosa non attraccheranno e l'ex sindaco sotto accusa tenta di difendere il suo operato e il progetto. Io è questo che vado dicendo dall'inizio. Importante dal punto di vista dello sfruttamento del fiume a livello turistico per la nautica, perché è l'unico fiume navigabile della Sardegna. Ma la cosa primaria, fondamentale, era la sicurezza della città dal rischio pieno. Precisano anche che non ho preso soldi, ma che ho fatto tutto per finire elettorali, a 3 anni dalle elezioni, tra l'altro, no?